Non parte, 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 è partito, non partiva, è invece partita. Allora, parlo della webcam. Bentornati ragazzi e ragazze, allora ho deciso di fare un altro video nonostante la voce stia sempre più calando, ma resisterò. Allora, profumi floreali low cost, ero rimasta ai profumi floreali, non mi ricordo quali, forse i medium cost, non mi ricordo. O i profumi di nicchia, non mi ricordo assolutamente. Io volevo mostrarvi la mia magliettina della Shein in tutto il suo splendore, con questo bellissimo incrocio davanti, che non c'entra assolutamente niente con le fragranze di cui vi voglio parlare. Per iniziare, allora, devo dire che mi sono dimenticata la volta scorsa di una fragranza che non è proprio low cost, però me la sono proprio dimenticata perché era dietro a questo scaffale qua, dietro agli altri, e non l'avevo vista e non poteva mancare questo spettacolo di profumo che è Élysabe Le Parfum, il classico, questo profumo meraviglioso, super femminile, elegante, sensuale, sciccosissimo, questo fiore d'arancio che mi spruzzo se riesco. Ho bisogno di un po' di positività in questi giorni. Fiore d'arancio che inebria la stanza, inebria l'aria, non è proprio un low cost questo qui, però insomma si può trovare a prezzi comunque da non svenarsi, ecco. Questo è un 100 ml che mi venne regalato qualche anno fa, ne ho usato abbastanza. È buono, proprio buono, buono, buono. Andiamo a leggere un po' di cosine. Allora, scusate, ma sto diventando Sandro Ciotti, eh? Non so se ve ne siete accorti, mi sto trasformando in Sandro Ciotti. Élysabe, che dovrebbe essere uno stilista tedesco, se non mi sbaglio, ha come accordi principali il floreale bianco, il mielato, il dolce, il legnoso floreale agrumato patchouli, indicato per la primavera e per l'estate, da giorno, comunque ognuno ovviamente poi interpreta come vuole, come portare la fragranza preferita, come faccio io. Allora, se fosse per me sarebbero tutti serali, anche se io esco una volta ogni 3 mesi, per me i profumi sono buoni per la sera, tranne alcune occasioni ovviamente. Allora, Le Parfum di Élysabe. Mi viene da urlare perché non se, da questa parte io non sento praticamente quasi più. E allora mi viene da urlare, sembro mia nonna, perché mia Mariella, se ti ricordi, la nonna urlava come una pazza. Mia sorella, se mi sta seguendo, starà ridendo adesso, perché mia nonna urlava come una pazza perché da giovane lavorava in fabbrica e per il rumore dei macchinari aveva preso questa abitudine di parlarsi con le colleghe urlando, quindi anche in casa lei era una specie di megafono vivente. Comunque ricordo con tanto amore la mia nonna, Margherita. Comunque, dicevamo che Le Parfum di Élysabe è una fragranza del gruppo Ambrato Floreale da donna. È stato lanciato sul mercato nel 2011 e il naso di questa fragranza è uno dei nasi con i nomi più difficili da pronunciare, ma io lo sapete. Anche perché è un naso famosissimo, famosissimo, perché è il famosissimo Francis Coeur de Jean, che non è niente poco di meno che il creatore di Baccarat Rouge, un profumo che a me non piace per niente, proprio è una fragranza che io non dico niente perché, cioè, chiamarlo profumo già per me è un'offesa alle fragranze, però è super famoso, costosissimo, blasonatissimo, nicchiosissimo. L'anno scorso ero a Sanremo, avevo visto la boccetta da 500 euro, cioè, vabbè, non mi piace. Comunque, una fragranza che ovviamente ognuno ha i suoi gusti. A me, questo Baccarat Rouge non mi piace, non mi piace, come dicono le mie amiche napoletane. Ma parliamo di Élysabe, che non ha niente a che vedere, grazie al cielo, con Baccarat Rouge. Però il naso è Francis Coeur de Jean, o come si dice. Allora, in testa troviamo il fiore d'arancio africano, che diciamo che è l'emblema di questa fragranza, perché è proprio un
una fragranza basata sul fiore d'arancio con a volte altre note che gli danzano intorno. A me piace descriverlo così. Nelle note di cuore, nelle note di cuore troviamo il gelsomino e le note di base sono miele bianco, patchouli, rosa, cedro e vergine. Allora, ricorda un po' il Gucci Bloom, perché il Gucci Bloom è tuberosa e gelsomino. Questo non ha la tuberosa ma il fiore d'arancio, ma me lo ricorda molto. Il Gucci Bloom lo trovo più una fragranza da giorno. Questo lo trovo più una fragranza da sera, perché non lo so, perché a me piace indossarlo alla sera, mi fa sentire più sofisticata, non lo so. Comunque questo non è un low cost, non so neanche dirvi quanto possa costare, comunque su internet penso che sui 30 euro la boccettina penso che si possa trovare, però me l'ero dimenticato semplicemente fra gli altri, quindi bisognava assolutamente menzionare questa fragranza che è una fragranza stupenda. Allora, qui siamo alle prese con uno dei gelsomini più fantastici della mia vita, veramente. Io amo la nota del gelsomino un po' in tutte le sue forme. Mi piace sia il gelsomino indolico, come potrebbe essere il Last della Lush, però uno dei miei gelsomini preferiti è assolutamente il gelsomino dell'antica farmacia del Cinghiale di Firenze, che si trova in Piazza del Cinghiale a Firenze. Ogni tanto mi piace fare queste piccole così. Non lo so. Allora, la boccetta, vabbè, la scatola è sempre lei, meravigliosa, molto vintage, questo bellissimo turchese in cartone con questo marchietto che è uguale per tutte le fragranze, cambia ovviamente il nome e il colore. Io avevo ho avuto la tuberosa che era verde, forse. Ho la vaniglia lassù che è gialla. Ed è un'altra vaniglia spettacolare. Dovrò tornare a parlarvi delle mie vaniglie. Forse ve ne avevo già parlato. Sì, ma io sono svanita, quindi dovrò fare un altro video sulle mie vaniglie. Ma il gelsomino è qualcosa di veramente spettacolare. Spettacolare, spettacolare, come dice la mia amica Antonella. Spettacolare. Allora, la boccettina è così semplice, da 50 millilitri, mi sembra che siano tutti da 50 millilitri i profumi dell'antica farmacia del Cinghiale. È un eau de parfum. L'antica farmacia del Cinghiale è praticamente una profumeria artistica, no? Artigianale, diciamo così. Perché oltre ai profumi, ho dato un'occhiata al sito, ha anche mi sembra dei cosmetici sempre fatti da loro. Quindi è un profumo fatto in casa, Questo è il gelsomino che mette di buon umore tutti, perché è un gelsomino molto saponoso, fresco, indicato per tutte le età. Questo mi piacerebbe regalarlo a qualche ragazzina che si addentra nel mondo delle fragranze. È un gelsomino veramente buono, adattissimo per questo periodo, primaverile, estivo, ma si può usare anche in tutto l'anno, non è che hanno un orologio i profumi, perlomeno su di me. Quindi buonissimo questo gelsomino dell'antica farmacia del Cinghiale che io pagai l'anno scorso intorno ai 25 euro e devo dire che per un profumo così introvabile in qualsiasi negozio è un ottimo prezzo. 3 secondi ci metto perché ve ne ho parlato prima e non vi sto a leggere di nuovo le note di Cabotin. Cabotin lo sapete che è uno dei miei profumi preferiti. Eccolo qui, lo ritiro subito perché sarete anche stufi di sentirmi parlare di questo Cabotin. Buono, benissimo, meraviglioso, lo trovate a 100 ml anche a 12 euro nei negozi tipo Acquasapone piuttosto che Tigotà. Allora, il prossimo di cui vi parlo è un profumo raro, rarissimo, che io ho trovato per purissimo caso nell'emporio del mio amico Roberto, sempre lui. E ce l'aveva lì tra i low cost, lui ha low cost, bisogna andare dentro e proprio cercare, cercare perché ha cose sia di profumeria classica, commerciale, sia cose rarissime, anche dei profumi che non vengono prodotti da 20 anni. E tra questi c'era questo profumino che non so dove altro si potrebbe trovare. Tonino Lamborghini è il brand, che presumo sia lo stesso delle automobili. Ho trovato questo Eau de Parfum Pur Femme, che è una cosa meravigliosa. L'ho pagato 9 euro,
Questo è un 50 ml, ne ho presi due perché una volta provato ho detto deve essere mio e visto che due ne aveva, due li ho presi. L'ho usato abbastanza. Questo è un altro profumo che lascia basiti perché è talmente buono, pieno di fiori, ricco di eleganza. Sono note magistrali, messe insieme proprio con grande cura, no? Quindi andiamo a leggere un po'. Questo Tonino Lamborghini Parfum da donna. Come accordi principali ha floreale bianco, muschiato, agrumato, legnoso, floreale, talcato, fresco, aromatico, terroso, ambrato. È un profumo prettamente femminile, questo l'ho usato sempre di giorno, anche perché lo uso magari per andare a fare la spesa, fare qualche commissione, anche se ha una persistenza discreta, diciamo che 4-5 ore su di me le fa. Allora. Fragranza del gruppo, ambrato floreale da donna, Lamborghini Parfum, e comunque la Tonino Lamborghini ha prodotto vari profumi sia da uomo che da donna. Io ho trovato solo questo, su internet ce ne sono degli altri, non mi sono addentrata a studiarli, però quando avrò tempo, quando avrò voglia, cercherò, tra l'altro la boccetta è carina perché ha questo tappo che sembra di metallo con questo marchietto che c'è sulle automobili della Lamborghini, così. Allora, lanciato sul mercato nel 2000, in testa troviamo il mandarino, il mughetto e il legno di palissandro, insieme al bergamotto e alla peonia. Nelle note di cuore ci sono Stefanotis, non ho idea di cosa sia questa Stefanotis, gelsomino e gardenia. Note di base sono muschio, vetiveri, zona di iris, torace, semi di ambretta. Buonissimo, questo profumo non lo so dove cercarlo, non so dirvi. È proprio un floreale femminile, buono, veramente molto molto buono, estivo, primaverile, fresco e che richiede abbastanza, cioè riceve abbastanza complimenti, devo dire, mi sono trovata bene. Lo uso ogni tanto, sono contenta di averla scorta. Se vi va di mettervi alla ricerca, non so dove, ma provate perché è veramente un buon profumino per il prezzo che ha poi. Allora, come vi ho già detto tante volte, io non amo la rosa nelle fragranze, a meno che non sia una rosa particolare. Vi parlo di questo profumo che mi sembra che sia uscito l'anno scorso o 2 anni fa. Di erbolario e si chiama Altea Marshmallow. Non ho mai capito perché da una parte c'è scritto Altea e dalla parte dietro c'è scritto Marshmallow. Non so, a me non ricordo il marshmallow minimamente. È un profumo sostanzialmente alla rosa che ho comprato per curiosità perché mi trovavo a Milano in un'erboristeria per comprare dei prodotti per mia suocera e ho visto questo profumo, l'ho spruzzato e ho detto ma sì, costava anche poco perché era in offerta e cosa vi devo dire? È un profumo senza infamia e senza lode, non mi fa impazzire, non l'ho usato tanto, l'ho usato 2 o 3 volte forse. Lo tengo perché comunque è un profumino senza impegno, non ha niente di speciale. Se devo dargli un voto, gli do un 6 e mezzo, perché non fa assolutamente parte dei miei gusti, però insomma era in offerta, ma l'ho pagato, mi sembra meno di 15 euro. Non so, questo erborista ha tutti i prodotti dell'erbolario, mi voleva pondare il cesto con tutta la linea, ma ha detto no, grazie, mi basta il profumo. Quindi forse 14 euro, 13-14 euro, un profumo così. Allora è un muschiato, talcato, agrumato alla rosa, vanigliato, dolce e floreale. Primaverile. Gruppo floreale fruttato da donna, Altea Marshmallow Parfum, rimane sempre un mistero questo marshmallow. È stato lanciato sul mercato nel 2022, quindi sì, l'anno scorso, 22 l'anno scorso. Note di testa, arancia dolce, fiori di limone,
Notte di cuore, rosa bianca e malva selvatica. Notte di base, muschio e vaniglia. Allora, è stato paragonato da una fragranza di nicchia che io non ho mai sentito, che si chiama Delina. Infatti, sto guardando tutte le somiglianze e questa Delina e tutte queste fragranze alla rosa spuntano come funghi. Io questo Delina che ha una boccetta meravigliosa non l'ho mai assolutamente provato. Quella boccetta rosa, un po' che sembra la boccetta del borotalco con i due fiocchettini, non ve la faccio vedere perché tanto non si vede. Molti commenti di molte ragazze confermano questa somiglianza. Quindi, se uno ama Delina e vuole spendere invece di 200 euro, ne spende una ventina. Sì, è un profumino che a me non è che dica un granché. È una rosa abbastanza acquatica, sì, è fresco, ecco, diciamo che va bene per il giorno. Leggermente acquatico, dolce. Sì, senza infamia e senza lode. Chi va pazzo per questa Delina può averlo da usare così come scorta o come. Gli do voto, boh, un 6 e mezzo, forse l'avevo già detto. Oggi scusatemi, ma sono veramente dall'altra parte. Sì, ecco. Il telefono suona. A tra poco. Ciao, ciao, ciao. E ridi, ridi, guarda che sei online. Ciao. Questa era la mia sorellina. La mia sorellina che mi ha raccontato, sta facendo degli impianti dentali e non la invidio per niente, però forza Mari, ce la faremo. Allora, tornando a parlare di, non lo so di cosa stavo parlando. Arrivo. Chi ama i floreali non può non amare la violetta. Io amo abbastanza la violetta, anni fa l'amavo ancora di più, poi vabbè mi si è aperto questo mondo di fragranze nuove, di note nuove, tutte da scoprire, ho iniziato a fare collezione di ogni tipo di profumo e la violetta continua a piacermi, però non è più il mio fiore preferito, diciamo la mia nota preferita che era invece fino a qualche anno fa. La violetta più buona che io abbia mai avuto e che consiglio vivamente è questa violetta nobile di Erbario Toscano. Purtroppo non ho più la scatola. Questo qui non so se definirlo un profumo di nicchia perché lo si trova solo in certi negozi. Io questo l'ho trovato in una profumeria che non è di nicchia all'interno della S. Lunga di Vigevano, quando si chiamava ancora Profumeria Esser Bella. Poi non l'ho più visto da nessun'altra parte, nelle profumerie classiche non c'è, nelle erboristerie non l'ho mai visto, quindi non saprei neanche io dirvi dove trovare questi profumi che sono particolarissimi. Il mio preferito di questo brand è la mitica vaniglia piccante di cui vi ho parlato tanto. Ci sono profumi con delle note stranissime che io proprio paragono ai profumi di nicchia perché ci sono le bacche di Tuscia, la terra di Siena, insomma il certi incensi molto particolari. E comunque tra i floreali avevo una rosa che ho finito, avevo il size da 10 ml che ho finito abbastanza in fretta, era una rosa molto molto talcata, era proprio borotalco alla rosa e poi ho questa violetta nobile. Allora, questa è una violetta molto vintage. Appena annusata ricorda molto le caramelline alla violetta, quelle che non so se ci sono ancora in commercio. È una violetta fresca che ricorda proprio i profumi delle nonne, i profumi delle mamme, delle zie. Io ho usato per tanti anni la violetta di Parma, che adesso ho finito. Ho quello di Insolence di Guerlain, di cui forse vi ho già parlato nei profumi un pochino di fascia medio-alta. E poi ho questa bellissima violetta nobile che costa il 50 ml, quando lo acquistai io costava sui 30-40 euro, ma è una violetta meravigliosa, molto persistente, molto fine,
molto British anche. Io non lo so se gli inglesi usano la violetta, però mi fa pensare una signora inglese col suo cappellino, magari anche la povera regina Elisabetta usava la violetta, non lo so, però ecco, mi fa pensare proprio a cose di un tempo. È una violetta che col prezzo che ha vale veramente la pena, l'ho usata abbastanza, come vedete, vale la pena avere. Non so dirvi dove trovarla, c'è il sito di Erbario Toscano che ha questi profumi in vendita. Ci sono tantissime fragranze, sto notando che i miei capelli sono sempre più lunghi, sono molto contenta di questo. Quindi per chi ama la violetta, consiglio vivamente questa violetta nobile di Erbario Toscano. Però non vi ho letto le note. Allora, talcato, violetta, legnoso, floreale, iris, floreale giallo vanigliato fresco. Indicato anche questo per la primavera e l'estate, da giorno, questo sì, questo di sera non mi sentirei molto a mio agio perché è proprio un profumo da giorno, no? Allora, Erbario Toscano è una fragranza del gruppo da donna. Il gruppo da donna, vabbè. Violetta Nobile è stato lanciato sul mercato nel 2014, più o meno quando l'ho acquistato io. Note di testa sono bergamotto e ylang ylang. Non le sento né il bergamotto né l'ylang ylang. Note di cuore sono violetta, iris, mimosa e mughetto, queste le sento tutte. Note di base vaniglia, legno di cedro, non sento la vaniglia. Proprio è una violetta tutto tondo, leggermente agrumata, ma proprio appena appena sì. Che gli dà quel pizzico di freschezza. Tutte le altre note la mia pelle non le sente, neanche il mio naso, però ripeto, Violetta Nobile di Erbario Toscano, per chi ama la violetta è straconsigliato. Allora, questa fragranza di cui sto per parlarvi, io la uso proprio solo ed esclusivamente al mare. Perché parlo di Tiarè dell'Erbolario, che è questo. Io non riesco a usarlo qui, anche quando magari faccio le serate in piscina o le serate d'estate, perché è proprio il classico profumo da mare, le vacanze al mare. La boccetta mi piace tantissimo perché è comoda da usare, opaca, bianca, la scritta azzurra è qui, che non si vede tramite questa luce. È proprio un profumo da spiaggia. Io a volte me lo spruzzo proprio sulla borsa da spiaggia, sul copricostume, perché mi piace sentire questa meraviglia esotica, questo fiore mescolato al cocco. Pensate che io non amo i profumi al cocco, però questo profumo e il Bora Bora del Giardini di Toscana hanno un cocco veramente che è. Il cellulare di nuovo. Vediamo chi è. Facciamo la risposta in diretta. Pronto? Il classico spam. Va bene, allora forse è meglio se metto il silenzioso. E c'era il silenzioso perché suona. Beh, vabbè, comunque. Avete sentito la mia suoneria, eh? Di fantastico Maroon 5. Vabbè. Tornando al Tiarè dell'Erbolario, questo è profumo che, ripeto, lo uso solo al mare. Ce n'è ancora un bel po' perché io lo porto al mare, io sto al mare sempre sui 10-12 giorni. Questo sarà il quarto anno, ma mi sta venendo anche una vampata di calore, cioè oggi tutte io le ho. E come dico, allora, Tiarè e Cocco. Meravigliosi che io uso, questo lo uso sempre, giorno, sera, lo porto al mare sempre. Quest'anno mi farò un decant anche di questo Bora Bora perché è meraviglioso. Un Tiarè dolce, un Tiarè proprio da spiaggia, il mare, il sole, l'odore della crema abbronzante, però questo non sa di crema abbronzante. Quelle passeggiate che faccio io, la mattina io mi faccio chilometri e chilometri. Poi è un profumo che dura tantissimo. Io a volte alla sera, dopo che sono stata al mare, dopo varie docce, vari bagni, insomma, torno in albergo e lo sento ancora, magari sui capelli, lo sento sui vestiti, sul copricostume, appunto sulla borsa. È proprio un profumo che fa stare bene, proprio dà la sensazione di
bello, di buono. So, dell'erborario è il mio preferito. Io non amo molto i profumi dell'erborario, ne ho pochi. Ho questo, ho il marshmallow e poi che cos'è che ho? La vaniglia e ho l'iris che però non lo uso mai perché non mi piace. Però questo tiare, ragazzi, è un capolavoro, è un piccolo capolavoro. Allora, io ero entrata a cercare le note. Eccole qui. Allora, ce l'avete in tanti questo profumo, però mi piace parlarne perché l'estate, ecco, quando arriva l'estate io inizio a usare questo profumo. Allora, floreale bianco, dolce, vanigliato, cocco, fruttato, talcato, lattonico, muschiato, tropicale, molto molto tropicale. Fragranza del gruppo, ecco qua anche qui in fragranti che ha indicato solo l'ombrellone, quindi proprio estate a tutto tondo. Fragranza del gruppo ombrato floreale da donna, note di testa, ylang ylang, mughetto, ciclamino, bergamotto, note di cuore, tiare, latte di cocco, prugna di damasco, note di base, vaniglia, musco bianco, legno di cedro, muschio vegetale, ci saranno, ma io sento solo l'ylang ylang, il tiare e il cocco. Proprio è un cocco. Mamma mia, è troppo buono. Poi ha quella puntina di piccantino. Quella proprio come se gli avessero versato per sbaglio una punta di pepe. Non lo so perché, non so da dove deriva. Ci sarà sicuramente qualcosa che darà questa nota di pepato o il mio naso. Tra l'altro ho scoperto che hanno rimesso in vendita il dolce Lisir che tutti bramavano, io non l'ho mai sentito, ma mi sa che è un profumo invernale, se rimarrà in produzione magari lo andrò a sentire. Ecco, allora paragonato a Terracotta di Guerlain, Soleil Blanc di Tom Ford che ho avuto, a un Montale che sarà il tiare di Montale e altri profumi tipicamente Almonoi, il Goodness di Bronze Goodness di Estée Lauder che mi piacerebbe sentire, un Juliette Hesgan, un Mansera, ah ecco quello al cocco, il Giascavalli l'ho avuto, non lo paragono, lo avevo venduto anche paragonato a un Lutens, quale Lutens? Datura Noir che vorrei provare e non ho mai sentito. Comunque, niente, è un profumo per le vacanze, il classico profumo da mare, da tenere anche in borsetta, da spruzzarsi durante il giorno, perché no? Non lo metto sulla pelle io quando vado al mare, però lo metto anche sul costume, insomma. Straconsigliato, voi lo conoscete, comunque ve lo riconsiglio, ve lo ripropongo. Tiare di Erbolario, non so, costerà sempre sui 20-25 euro ed è fantastico. Ma verrà il video in cui vi parlerò dei profumi delle vacanze, perché non posso attenermi. Ne ho pochi, ne ho due o tre, però dovrò fare un video dedicato ai profumi che porterò al mare. Allora, qui sono uscita completamente. E adesso andiamo a parlare di una fragranza. Arrivo. Allora, andiamo a parlare di una fragranza che è vecchissima, è un vintage a tutto tondo, costa pochissimo, lo si trova ancora, è buonissimo. È un profumo che si può usare tutto l'anno, ma a me ricorda proprio quando in primavera o in estate c'è il temporale e la terra ha quel profumo meraviglioso di terra, di foglie bagnate, quando inizia a spuntare il sole, e parlo di Gocce di Napoleon. Profumo che io ho disdegnato per tanto tempo, anche se la mia memoria mi riporta alla mia gioventù e mi ricordo che qualcuno a casa mia lo usava, se non Mariella, forse mia nonna ce l'aveva. Io mi sono comprata il boccione da 100 perché l'ho riannusato in profumeria e ho detto: ma cosa mi sono persa in tutti questi anni? Cosa mi sono persa? Mi sono persa questo gioiellino low cost che ho pagato la bellezza di 7 euro, il boccione da 100 millilitri, c'è anche il boccettino da 30 millilitri che costa sui 5 euro, ma favoloso, favoloso!
verdissimo, freschissimo, ha questa nota di incenso pulito, non sento fiori, anche se ne avrà sicuramente, ha un'eleganza tutta sua, una personalità tutta sua, e l'ho ritrovato qualche anno fa e non l'ho più mollato. Questa è la terza, mi sembra, boccetta che compro. Veramente. Di giorno, da sera, da mettere anche così sul cuscino, perché trasmette proprio quel benessere delle giornate che rinfrescano magari quando c'è tanta afa, no? Poi inizia questo temporale violento come è successo qualche giorno fa, quando poi esce il sole e sprigiona proprio la natura questo profumo di verde, di terra, insomma è buonissimo, buonissimo. Allora, gli accordi principali sono agrumato, aromatico. Molto aromatico, speziato fresco, ambrato, muschio vegetale, fruttato, legnoso, terroso, speziato caldo, muschiato. Indicato per tutte le stagioni, questo, però l'autunno e la primavera, anche l'estate, proprio sono le sue stagioni, l'autunno di più. Però a me piace usarlo anche in estate perché quella sensazione di freschezza, nessun'altra fragranza me la dà. Allora, gocce di Napoleon di Morris, è una fragranza del gruppo Ambrato Floreale da Donna. È stato lanciato nel 1979, io avevo appena finito la terza media, quindi forse proprio mio nonno o mia sorella lo usavano, perché era un profumo che andava molto di moda a quei tempi. Poi c'era la pubblicità di questa donna con l'ombrello, il gattino, insomma, era uno spot bruttino, però insomma. A quell'epoca c'erano questi tipi di spot. Non adesso che ci sono tutte queste modelle strafighe vestite da sera con questi tacchi altissimi, tutte, ah, je suis de qui de là, insomma, quelli siamo in Italia, insomma, mi piace anche per questa cosa qua. In testa ci sono la salvia sclarea, il limone di Amalfi, l'arancia, il bergamotto, il mandarino e la pesca. Io non sento la pesca. Sento gli agrumi, dei belli agrumi che mi piacciono, perché a me gli agrumi generalmente non piacciono molto. Qui sono amalgamati così bene che, insomma, è un capolavorino questo profumino, veramente è un profumo che non vorrei mai, mai che mancasse nella mia collezione. Nelle note di cuore troviamo il basilico, il ribes nero, il pepe, la lavanda, la rosa e il gelsomino. Il basilico si sente. Si sente la nota pepata, non sento la lavanda, non sento la rosa e non sento neanche il gelsomino. Io sento solo le note verdi. Poi in base troviamo il muschio di quercia, il muschio, la mirra, il labdano o labdano che dir si voglia, l'incenso e il patchouli. Niente, io ribadisco che sento questo odore di verde. Di giardino bagnato dalla pioggia e è un passepartout proprio per tutte le stagioni, però mi ricorda proprio questa sensazione di temporale e dopo il temporale l'odore che si sente proprio nei campi. Spettacolare. Allora, siamo arrivati, ho ancora qualche profumo di cui parlarvi, però cercherò di stringere perché vedo che abbiamo superato la mezz'ora, però era dovuto un video così un po' lunghino. Entriamo nel fantastico mondo di Avon, o Avon, come dice la Mimì Cantonella, a cui domando un grande bacio. Allora, un profumo che è l'emblema, secondo la mia modestissima opinione, l'emblema dell'estate, dei fiori. Io lo uso prettamente appunto in estate, in autunno, in primavera. È Rare Pearls, appunto dell'Avon. Allora, qualcuno lo paragona al già citato Pure Poison di Dior? Secondo me no, perché il Pure Poison di Dior è il gelsomino e questo invece è un profumo alla magnolia. 50 ml di meraviglia, cioè. Questo contiene tutto ciò che di più bello può avere una fragranza. Io parlo sempre secondo i miei gusti, non sto dicendo la Bibbia, è quello che penso io. Tutto ciò che è più bello de deve avere un profumo che piace a me.
per l'estate, per la primavera, che poi io sia appassionata dei mattoni tipo Montale, Mansera, Arabi, Oud, tutto spiano, vaniglie, incensi, è un altro discorso. Però se io devo scegliere fra i tanti che ho, un altro profumo tra i tre sul podio è questo meraviglioso, che tra l'altro acquistandolo online l'ho pagato tipo 12 euro, proprio una stupidata di fragranza che ha una persistenza illimitata, perché l'Avon ha questo grande pregio che ha delle fragranze che durano dei giorni, e dopo che avete lavato i vestiti, mentre li stirate, la fragranza torna a sentirsi così. Allora, questo è il Rare Pearls. Che fa parte, mi sembra, di una triade. C'è anche il Gold, Rare Gold, che non mi è piaciuto per niente, perché mi ricordava un po' un profumo di Guerlain, di cui non mi ricordo il nome, ma non importa perché non mi piaceva. E niente, allora leggiamo le note. E poi c'è quello viola, l'Amethyst. Mai sentito, ma non mi interessa perché dalle note che ho letto non sono note che fanno per me. Allora, invece, questo meraviglioso Rare Pearls, di cui ho fatto scorta, gli accordi principali sono floreale, legnoso, mielato, dolce, speziato caldo, speziato fresco, fruttato, talcato, agrumato, muschiato. Devo dire che è un floreale da donna meravigliosamente miscelato con il miele, e questo è un altro dei profumi al miele che mi piacciono da impazzire. Io me lo spruzzerei, ma ho già l'Ellie Saab, e lasciamo l'Ellie Saab sulla mia pelle oggi. Ellie Saab, scusate. Allora, fragranza del gruppo floreale da donna, lanciato sul mercato nel 2004. Quindi ha quasi 20 anni. In testa ci sono il miele bianco, il pepe, il legno di rosa brasiliano, la prugna. Nel cuore c'è questa meravigliosa magnolia, e in base troviamo il muschio, il sandalo e il patchouli. Comunque la magnolia è proprio la fa da padrona, ecco, diciamo così. Ecco, sono uscite altre, sto guardando qui il Rare Onyx, Rare Amethyst, Rare Diamonds, quanti ce ne sono? Platinum, Everald. Beh, comunque, io lo straconsiglio perché è proprio femminilissimo. Questo è elegante. Questo l'ho usato a un battesimo di una bambina di una mia carissima amica. Complimenti a Iosa. Fresco anche lui, nonostante sia dolce, però è proprio un buon profumo per questa stagione. Quindi non so, acquistandolo direttamente dall'Avon, comunque i prezzi più o meno sono lì. Io l'ho pagato forse 12 euro. E Rare Pearls veramente è un gioiellino della mia collezione. Allora, qui mi sto andando un po' a inginepparare. Perché? Perché? Allora, io amo follemente questo Today dell'Avon, che anche qui estate e primavera a tutto spiano. Questo è proprio un altro profumo che in questa stagione è meraviglioso, con questa boccetta così sfaccettata, quindi manca già una bella metà. Questo è il classico profumo con una tuberosa diversa, una tuberosa freschissima, un po' acquatica. Verde, animale, muschiato, agrumato, ma non importa, si sente qualcosa di acquatico buono che è il cactus, perché comunque vabbè, devo dare una nota di merito a Olivier Cresp, che è il suo naso. Olivier Cresp è un naso famosissimo, fantastico, che io adoro pazzamente. Comunque, gruppo floreale legnoso muschiato da donna. Today, anche lui è del 2004. Olivier Cresp, come dicevo, è il suo naso creatore. Note di testa sono Fresia, Cactus, Stephanotis, che avevo già nominato prima. Note di cuore, tuberosa, fiore d'arancio, ibisco, sterlizia e buddleia, albero delle farfalle. Note di base sono muschio,
note acquatiche, note legnose, legno di cedro e rosa. Fatto sta che è un profumo floreale, acquatico. Sento questa nota di cactus che è molto simpatica da sentire. Buonissimo, delizioso, meraviglioso, mai senza, perché today anche lui lo trovate a quei prezzi lì. Questo è un 50 ml, io ho avuto anche in passato il 100 ml e l'avevo pagato su 15 euro. La domanda mi sorge spontanea perché avevo fatto scorta e non so se questo è identico, perché questo non si chiama più solo today, si chiama today, tomorrow, always, però la boccetta è la stessa, identica, questo è nuovo, quindi probabilmente è lo stesso alla quale hanno cambiato la scatola. Eh sì, questo è leggermente più scuro perché è più vecchiotto, però è sempre lui. Questo me lo spruzzo su un ginocchio. Si esce. Mamma mia. Mamma mia, che meraviglia! Veramente il Today è un capolavoro dell'album. Alcune mie amiche non lo amano perché dicono che è insulso, però. E questo è la stessa fragranza. Questo lo spruzzo sull'altro ginocchio. Sì, è lui, è lui. Niente, è cambiato soltanto la scatola. Today, tomorrow, always. Anche questi nomi un po' evocativi di posti lontani. Così. È sempre lui nella scatola diversa. Quindi non devo fare un altro video per questa stessa fragranza. Però mi è sorto un altro dubbio. Perché ho acquistato qualche mese fa in un'altra scatola ancora più diversa, un 30 ml, che si chiama sempre Today, tomorrow, always. E ho il sospetto che sia sempre lui. Infatti, mi sa che è un altro piccolino da 30 ml. Vediamo. Sì. Quindi, tutti e tre, scatola diversa. Diciamo che la scorta è abbastanza fornita. Questo posso portarlo al mare perché è piccolino. Ecco, qui sprigiona tutta la bellezza dei fiori, dell'acqua, insomma è buono, è buono. Il Today d'altra parte è un must dell'Avon, ma era uscita in edizione limitata qualche anno fa una versione che non hanno più prodotto purtroppo, sempre del Today, che si chiama Absolue. Uscita per la festa della mamma, se non mi sbaglio, io parlo già di un 5-6 anni fa, nella stessa boccetta, però la boccetta è fucsia, solo il 30 ml, e vado a cercarlo perché è diversissimo dagli altri due. Allora sì, Fragrantica mi conferma che le note sono differenti. Allora, diciamo che il DNA è lo stesso. Però questo è molto più ricco, molto più serale, più sofisticato, più sontuoso. Allora, si chiama esattamente Today, Tomorrow, Always, Absolue di Avon, da donna. Gli accordi principali sono floreale bianco, agrumato, legnoso, talcato, speziato caldo, dolce, saponoso, floreale fresco, aromatico. Questo viene indicato per l'inverno, ma a me piace portarlo anche in questo periodo. L'ho usato poco, è ancora pieno, perché proprio non si trova più. Anche la mia venditrice Avon di un tempo me l'aveva proposto, l'avevo preso. Ed era proprio una edizione limitata, mi sembra di ricordare, come ho detto prima, per la festa della mamma, però non lo so. Chi ce l'ha se lo tenga stretto, perché è proprio una rarità. Allora, fragranza del gruppo Ambrato, Florale da Donna, è uscito nel 2016 ed è sempre del beneamato Olivier Cresp. Complimenti Olivier Cresp. Note di testa sono Bergamotto di Calabria. Note di cuore è fiore d'arancio, note di base è il sandalo, quindi tre note che fanno questo piccolo capolavoro orientale, orientalissimo. Non saprei definirlo misterioso, ecco, una fragranza misteriosa.
molto femminile, molto molto sensuale. Mi dispiace usarlo perché vorrei trovarne un altro, ma non so dove caspita trovarlo. Però veramente la Avon, devo dire che tutti gli anni di carriera che ha, qualcosa significheranno, no? Comunque, questo è stato il mio video lunghissimo, quasi un'ora. Chi ha avuto la pazienza di seguirlo, un applauso da me, perché generalmente cerco di stringere, però quando ne ho così tanti non posso, non riesco. Poi oggi sono anche un po' sfasata. E questo è. Quindi vi ringrazio tanto per avermi seguita. Spero di tornare presto a fare altri video, magari proprio quelli per le vacanze, tipo questo, il tiare che è proprio spiaggia, mare, sole, costume da bagno, pareo. Insomma, io li vedo così, proprio delle vacanze, ne ho pochi, ripeto. Quindi vi saluto e vi ringrazio, finalmente abbiamo finito questo video che non finisce più. Grazie per chi l'ha seguito e niente, vi do un bacio e un appuntamento al prossimo video. Per oggi è tutto, veramente tutto da Antonella. Passo e chiudo, ciao.